Duplice omicidio a Fano, fissata per venerdì l'udienza di convalida dell'arresto di Luca Ricci, reo confesso dei delitti. Spaccio di droga al parco Miralfiore di Pesaro. Biancani chiede un confronto con le forze dell'ordine. Marco Lanzi dell'opposizione suggerisce servono telecamere di ultima generazione. Un'opera teatrale anche per i non vedenti, grazie all'audiodescrizione, il progetto itinerante di Luca Lepri, ispirato al racconto Non vedo l'ora, debutterà nel mese di settembre. Con il patrocinio dell'Ordine degli Architetti e la partecipazione di studenti provenienti anche dall'estero, si inaugura domenica la nuova Summer School del Centro Studi Vitruviano. 50 eventi in due mesi tra concerti, spettacoli teatrali e cinema. Il 4 luglio al via il programma degli eventi estivi dell'Arena BCC a Tre Ponti di Fano. Al via la 12ª edizione di Passaggi Festival, attesi per stasera Martin, Padellaro e Tridico. Domani l'inaugurazione ufficiale in piazza 20 settembre e la consegna dei premi a Luigi Manconi e Alessandro Cattelan. Nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia, benvenuti sul canale 19 di Fano TV. È stata fissata per venerdì 28 giugno l'udienza di convalida dell'arresto di Luca Ricci, il 49enne che ha confessato di aver ucciso i suoi genitori di 70 e 75 anni nella loro abitazione di Via Fanella a Fano. Si attende ancora l'esito dell'autopsia da parte della dottoressa Buscemi e del dottor Palpacelli. Intanto prosegue l'attività investigativa che dovrà far luce anche sul movente e sulla dinamica da ricostruire. La procura ha disposto il sequestro degli indumenti, delle scarpe e del cellulare che verrà esaminato alla ricerca di elementi utili alle indagini. Spaccio di droga al parco Miralfiore di Pesaro. Il sindaco Biancani ha chiesto un confronto urgente con le forze dell'ordine. Intanto sull'argomento è intervenuto anche Marco Lanzi, ex candidato sindaco del centrodestra, che suggerisce l'utilizzo delle telecamere di ultima generazione. Il servizio è di Marco Lonigro. Nonostante il grande impegno delle forze dell'ordine e le iniziative del comune di Pesaro, al parco Miralfiore continua lo spaccio di droga, un problema ormai noto da anni ma che è tornato d'attualità nei giorni scorsi dopo che un passante ha rinvenuto nel sottobosco il corpo senza vita di un uomo. Un 44enne già noto alle forze dell'ordine per via dei problemi di tossicodipendenza e deceduto per presunta overdose. Il recente fatto di cronaca ha aperto un nuovo dibattito sul tema della sicurezza al parco Miralfiore. Immediata la reazione del sindaco di Pesaro, Andrea Biancani, che ha chiesto un incontro in prefettura con tutte le forze dell'ordine. L'ordine pubblico in città, la competenza non è del sindaco, ma la competenza è delle forze dell'ordine. Tanto che ho chiesto immediatamente al prefetto, che devo dire è stata gentilissima perché ha subito accolto questa richiesta, e già venerdì mattina faremo il primo incontro sull'ordine e la sicurezza. L'illegalità va contrastata, dice Biancani, ma sono necessarie nuove norme nazionali, pene certe e più personale tra le forze dell'ordine. Fanno discutere però le parole del primo cittadino che nei giorni scorsi ha parlato della necessità di integrare nel mondo del lavoro quelle persone che vivono nell'illegalità. Dall'opposizione sull'argomento è intervenuto Marco Lanzi, l'ex candidato sindaco del centrodestra. Non si può parlare di integrazione. L'integrazione non c'entra assolutamente niente. Io mi ricordo quando ero ancora in servizio che l'11 novembre 2022 ho partecipato a un'azione di polizia, un'operazione di polizia chiamata denominata 100 fiori. In quell'occasione erano stati emessi 19 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di nigeriani che facevano parte di un'associazione criminale. Sono associazioni criminali molto forti, senza scrupoli. Molti di questi nigeriani addirittura siamo dovuti andare ad arrestarli non a Pesaro, a Falconara, ad Ancona, a Cattolica.
Alcuni di questi lavoravano, quindi non è una questione di integrazione. Chi spaccia droga spesso sono anche professionisti, che hanno un lavoro, non è un problema di integrazione. Quindi mi sorprendono molto le dichiarazioni di Biancani quando dice che qui nel parco Mirafiori spacciano soprattutto degli stranieri che vanno recuperati dando loro un lavoro. Ma è un'assurdità. L'unico modo che abbiamo è prendere altri tipi di misure. Altri tipi di misure, per esempio, rendere veramente vivo questo parco tutti i giorni dell'anno, tutte le ore dell'anno. E siccome sappiamo che è un parco di 23 ettari, è impossibile militarizzarlo, è impossibile mettere un poliziotto, un agente della polizia locale in ogni angolo. Riempiamolo di telecamere, mettiamoci tante telecamere, ci sono anche telecamere di ultima generazione che comunque danno un alert quando una persona entra in una certa area. E questo è uno dei sistemi che abbiamo, sono questi alcuni dei sistemi che abbiamo per poter in qualche modo arginare questo fenomeno dello spaccio a cielo aperto. Immediata la risposta del sindaco di Pesaro Andrea Biancani, che ha chiarito e parlato di dichiarazioni opportunamente strumentalizzate. Non accetto sicuramente da chi ha fatto sempre una campagna elettorale rivolta alla sicurezza senza che poi ha dato seguito a tutto quello che ha promesso ai cittadini. Io prometto, per quanto mi riguarda, ai cittadini di essere un sindaco attento che vuole puntare sulla sicurezza della propria città, che farà di tutto per collaborare con tutte le forze dell'ordine, sapendo che comunque c'è un tema, un problema legato al fatto che occorre una maggiore integrazione, che non vuol dire dare il lavoro allo spacciatore. Il comune di Pesaro, fa sapere Biancani, è in prima linea per la lotta all'illegalità, dunque proseguirà la collaborazione e il dialogo con prefettura, questura e forze dell'ordine. L'obiettivo è rendere il Miralfiore un luogo sicuro. È una vergogna quello che è accaduto, è semplicemente scandaloso. È un duro attacco alla regione, quello del presidente della provincia di Pesaro e Urbino, Giuseppe Paolini, sulla vicenda che ruota intorno alla fattoria della legalità di Isola del Piano, primo bene confiscato alla criminalità nelle Marche. Sono indignato e amareggiato, ha sbottato Paolini, che ha raccontato c'era un finanziamento sul bene assegnato dall'ex presidente della regione Luca Ceriscioli pari a 240.000 euro. È stato eliminato dalla nuova giunta con una grave mancanza di rispetto per tutte le persone che per oltre 10 anni si sono spese portando avanti progetti con i giovani e le scuole presi ad esempio a livello nazionale. Più volte ho segnalato la necessità di ripristinare quel finanziamento al presidente Acquaroli. Il risultato? Promesse su promesse, ma quello che è imbarazzante è un altro punto, ha aggiunto Paolini. Un consigliere regionale di maggioranza mi ha rivelato che il finanziamento è stato cassato perché sono un sindaco di sinistra. Ma un bene confiscato alla mafia non appartiene a un comune, ma è di una intera comunità. Nel corso della prima seduta del Consiglio Comunale di martedì 25 giugno, il sindaco di Tavuglia, Patrizio Federici, ha ufficializzato i componenti della nuova giunta comunale. Laura Macchini, 48 anni, vice sindaco con delega ai servizi sociali, politiche per la famiglia e scuola. Mirko Baronciani, 62 anni, assessore con deleghe al bilancio, personale, partecipate e unioni Pian del Bruscolo. Lucia Reginelli, 27enne, assessore con delega all'ambiente, attività economiche e protezione civile, mentre la 32enne Alice Pazzaglini, assessore con delega alla cultura, turismo e sport. Confermato Michele Matteucci come presidente del Consiglio Comunale. Inizierà domenica prossima con una lezione eccezionalmente aperta a tutti, la terza edizione del corso di alta specializzazione Vitruvius Summer School, organizzato nella Sala San Michele dal Centro Studi Vitruviani. Il tema di quest'anno sarà l'ordine architettonico, realtà o finzione. L'iniziativa è stata presentata questa mattina.
nuova iniziativa della Summer School organizzata dal Centro Studi Vitruviani, un corso ad alta specializzazione con tematiche di grande interesse. Dino Zacchilli, una nuova organizzazione, un nuovo sforzo organizzativo da parte del Centro Studi che è sempre alla ribalta su questi temi. Quest'anno è direttamente il Centro Studi che organizza il corso di alta formazione che nei due anni precedenti era appoggiato sulle due università. Quindi per noi è anche un impegno organizzativo notevole, però abbiamo una grande soddisfazione perché abbiamo avuto un risultato straordinario. L'anno scorso avevamo una decina di allievi, quest'anno abbiamo 24 iscritti, ma vengono dal nord e dal sud d'Italia, ma soprattutto ce ne sono 5-6 dall'estero, da Helsinki, da Tolone in Francia, dall'Argentina, dal Brasile, dal Perù addirittura. Gestire questa iniziativa che sta crescendo in una località di provincia come siamo, da una parte significa che c'è grande attenzione verso quello che facciamo, dall'altra dobbiamo impegnarci a fare anche meglio il prossimo anno. Quali saranno le date del corso? La Summer School inizia domenica 30 giugno alle 18 con un intervento dell'architetto Mario Cucinella che terrà una lezione su immaginare, un tema legato all'architettura molto stimolante. Cucinella parlerà da remoto perché i suoi impegni non gli consentono di essere fisicamente lì, però è un bel inizio. Poi ci saranno per tutta la settimana successiva fino al 6 luglio, mattino e pomeriggio ci saranno lezioni frontali che gli allievi seguiranno presso le aule dell'Università degli Studi di Urbino, sede di Fano, e si concluderà il tutto sabato mattina 6 con i colloqui finali e la consegna degli attestati di partecipazione. Quali sono i temi in discussione? Anche perché Vitruvio impazza ed è sempre più attuale a livello internazionale. Il corso si intitola Ordine architettonico, realtà o invenzione, un titolo anche provocatorio perché in pratica noi siamo abituati a ragionare in termini di ordine architettonico, e dorico, ionico e corinzio, ma in realtà Vitruvio non parla mai di ordine in relazione a questi elementi. È un'invenzione rinascimentale, si può dire. Quindi parleremo e tratteremo questo tema dall'antichità ai giorni nostri, quindi ci saranno studiosi ai massimi livelli internazionali che parleranno dell'ordine architettonico nell'antichità, nel Rinascimento, nel Settecento, nell'Ottocento, fino ad arrivare al XX secolo e perché no anche agli inizi del XXI. E Vitruvio sì, è sempre più alla ribalta anche per i ritrovamenti archeologici che spesso a Fano avvengono, ovviamente dove si scava a Fano vengono fuori antichità, quindi la nostra romanità, diciamo, sempre alla ricerca della mitica, ma non troppo, basilica di Vitruvio, di questo architetto fondamentale per l'architettura in generale, potremmo dire. Il sindaco di Pesaro Andrea Biancani ha consegnato il plauso della città ad Alessandro Lunghi, cittadino che si è distinto per l'alto senso civico e un forte attaccamento verso l'ambiente. Ho letto la sua storia sulla stampa e mi ha colpito quello che fa raccogliere volontariamente le cicche di sigaretta dalla strada. È un'opera ammirevole di pulizia e decoro per la salute delle persone. Basti pensare che per la decomposizione di una sigaretta ci vogliono fino a 8 anni, ha spiegato Biancani, e le microplastiche di cui è composto sono sostanze che neppure i depuratori riescono a trattenere, creando inquinamento ambientale e provocando danni alla catena alimentare umana. Vorrei che la sua azione fosse presa da esempio da quante più persone possibili. Per la nostra rubrica del mercoledì, Arte e Cultura, con Cristiana Guerra abbiamo incontrato il fanese Luca Lepri che, grazie all'amicizia con il direttore del Centro Diego Fabbri di Forlì, ha ideato uno spettacolo per ragazzi non vedenti ispirato al racconto Non vedo l'ora. Sentiamo. Un'energia e una forza straordinaria, un incontro avvenuto circa un anno fa, un'associazione che promuove eventi culturali e il risultato è assicurato. Tre ingredienti fondamentali che danno vita ad un piano ambizioso. La realizzazione di uno spettacolo teatrale che permetterà alle persone affette da disabilità visiva di esibirsi su un palco. Un'opportunità unica per la nascita di nuove amicizie e la creazione di una vera e propria compagnia teatrale.
Ideatore del progetto, tratto dalla storia raccontata nel suo ultimo libro Non vedo l'ora, insieme ai suoi amici, il giovane fanese Luca Lepri, che ha trasformato le negatività vissute negli ultimi anni a causa della sua patologia in voglia di vivere. Un entusiasmo contagioso che Luca pone a servizio delle persone più fragili. Un viaggio toccante verso una tematica talvolta dimenticata. Com'è nata l'idea di questo progetto? L'idea è nata circa un anno fa. Ho incontrato il presidente di un'associazione culturale, il Centro Diego Fabbri di Forlì, un certo Paolo De Lorenzi, una persona squisita direi. L'ho incontrato a Cattolica, ero ad assistere ad uno spettacolo di Ale Franz e vicino alla biglietteria c'era lui, mi ha posizionato delle cuffie in testa e mi ha detto: adesso ti puoi ascoltare l'opera con l'audiodescrizione. Quindi da quel momento ci siamo sentiti telefonicamente, è stato un amore a prima vista, se così vogliamo dire, e stiamo creando questa opera teatrale che si baserà poi sul mio libro Non vedo l'ora. Un grande sogno, una vera e propria sfida per sensibilizzare sempre più persone alla disabilità. Un'idea originale che offrirà la possibilità a tutti, nessuno escluso, di seguire ed ascoltare lo spettacolo teatrale. È un'opera che praticamente focalizzerà l'attenzione sull'audiodescrizione, quindi potranno assistere allo spettacolo anche i non vedenti. E ti spiego brevemente come funziona l'audiodescrizione. Appena entri ti danno appunto queste cuffie con una scatoletta e c'è una voce parlante, una voce esterna, che ti racconta quello che sta accadendo quando non ci sono i dialoghi tra i personaggi. Quindi chi ascolta riesce a capire come funziona l'opera, dove va a finire e qual è il filone da seguire. Poi ovviamente la fantasia la fa da padrona, perché non vedendo uno utilizza molto la fantasia. Quando debutterà lo spettacolo? Lo spettacolo debutterà a fine settembre a Forlì, al Festival del Buon Vivere, un evento culturale abbastanza famoso della Romagna. E quindi inizieremo lì, e dovrebbe essere un progetto itinerante, quindi inizieremo lì e poi speriamo di farci conoscere un po' anche in tutta Italia. Però per realizzare questo progetto avete bisogno dell'aiuto di tutti? Sì, allora le spese per creare un progetto del genere sono tante, perché dobbiamo comunque pagarci i corsi di recitazione, poi allo spettacolo parteciperà anche un gruppo musicale, quindi un gruppo musicale che andrà pagato. Ci sarà anche un gruppo di ballo, quindi anche questi avranno bisogno comunque di finanziamenti, e poi ci sarà tutto quello che riguarda poi la teatralità, quindi lo spettacolo, gli allestimenti, quindi ci sono delle spese non indifferenti da superare insomma. Dove si possono trovare riferimenti per aiutarvi? Sì, è molto semplice, basta andare su lucalepri.it, si apre la pagina iniziale, c'è un link per le donazioni, quindi è molto semplice. E se ci aiutate io vi ringrazio tantissimo, perché è un'opera teatrale ma apre una finestra anche al mondo della disabilità, quindi direi che è importante partecipare, quindi grazie. È tempo di Passaggi Festival. Questa mattina la 12ª edizione dell'evento dedicato alla saggistica è partito con la rassegna Buongiorno Passaggi, libri a colazione. C'era per noi Esther Musco. Un pubblico numeroso e frizzante ha accolto il primo appuntamento di Passaggi Festival, giunto alla sua 12ª edizione, avvenuto questa mattina al Bonbon Art Café del Lido di Fano. Trastri e cappuccino con il primo ospite della rassegna, l'astrologo Marco Pesatori. Un esordio questa mattina al Bonbon molto positivo, pieno di gente, un autore frizzante, brillante, vivace, che ci ha parlato di astrologia per intellettuali, e questa sera si proseguirà al Chiostro delle Benedettine, alla Mediateca e anche alla San Francesco con tanti altri incontri. Cito anche lo spettacolo teatrale che ci sarà alle 22:30 proprio al Chiostro di San Francesco. Domattina si riprende da capo con l'appuntamento di Buongiorno Passaggi, sempre al Bonbon, e alle 9:30 sarà ospite Ilaria Cazziol. Un appuntamento ormai consolidato per i fanesi e per i tanti turisti che scelgono le loro vacanze in concomitanza del festival letterario dedicato alla saggistica. 12 le sedi tra centro storico e lungomare, con protagonisti assoluti i libri. Io mi auguro che anche questa sera questo pubblico si faccia vedere. Tra l'altro c'è Antonio Padellaro, Piero Martin, Casiraghi sulla vita degli insetti, abbiamo veramente di tutto. Dicevo, mi auguro che si faccia vedere, perché abbiamo avuto raccolto davvero tante voci di persone che sono arrivate da altre regioni italiane, in particolare l'Emilia Romagna, la Lombardia, ma anche dal Piemonte, dal Trentino,
che sono qua per vedere il festival, e quindi noi ci auguriamo poi che anche il loro giudizio dopo aver visto l'incontro sia e rimanga positivo. Il festival è proprio questo, è far vivere alla città un evento che si basa sui libri, che non è soltanto di libri, perché abbiamo appunto laboratori bambini, scuola di scrittura per adulti, abbiamo aperitivi scientifici, abbiamo spettacoli teatrali, però chiaramente il centro di tutto è il libro, ed è giusto secondo noi che il libro, come dire, vada dalla spiaggia al centro storico alla portata di tutti. Perché venire a Passaggi Festival? Beh, perché è un festival divertente, non noioso, dove si possono conoscere autori, leggere libri interessanti e anche, come dire, vivere la vacanza al mare in un'altra modalità, quella culturale. E come sostiene Daniel Pennac, un libro ben scelto ti salva da qualsiasi cosa, persino da te stesso. Quindi auguriamo a tutti quelli che ci stanno seguendo un buon festival e buon libro, naturalmente. A Marotta e Mondolfo invece prosegue con grande successo di pubblico la terza edizione di Come un libro all'aperto, la rassegna letteraria diffusa nel territorio e nel tempo tra vie, luoghi suggestivi e piazze. I prossimi incontri si terranno lunedì 1 luglio alle 21:15 con Serena Bortone, che presenterà A te vicino così dolce al Chiostro di Sant'Agostino, e martedì 2 luglio sempre alle 21:15 con il cittadino onorario e noto cantautore Enrico Ruggeri, che in Piazza dell'Unificazione presenterà il suo ultimo libro 40 vite senza fermarmi mai. Gli appuntamenti successivi saranno dedicati a Gino Castaldo, Maurizio De Giovanni, Walter Veltroni, Luca Barbarossa, Maria Grazia Calandrone e Marcello Veneziani. Il commosso viaggiatore è il titolo del libro di Giobbe Covatta e della moglie Paola Catella, che sarà presentato l'8 luglio alle 21:15 al Bastione San Gallo di Fano su iniziativa dell'Africa Chiama. Covatta, attore, commediografo, scrittore e attivista, era già stato ospite dell'Africa Chiama nel 2007, quando era stato insignito del premio O l'Africa nel cuore, in occasione della 10ª edizione della Settimana Africana Regionale. E ci spostiamo a Treponti di Fano, dove tornano ad accendersi i riflettori sull'Arena BCC per un ricco calendario di eventi estivi, ben 50 in soli 2 mesi. Ce ne parla Simona Zonghetti. Uno spazio di cultura e creatività nel quale tante realtà cittadine riescono a esprimersi e a presentare i loro progetti al pubblico. L'Arena BCC di Fano è pronta ad accogliere 8 compagnie dialettali e il San Costanzo Show, spettacoli teatrali e comici, concerti e il cinema sotto le stelle. Anche quest'anno, infatti, dal 4 luglio si partirà ufficialmente con gli eventi estivi in questo luogo, tanto voluto dal compianto Fabio Guccioni e intitolato all'attore fanese Emanuele Emanuelli. Nei giorni scorsi il presidente Bartolucci ha illustrato insieme ai vari protagonisti il ricco calendario di iniziative organizzate dalla Polisportiva Treponti in collaborazione con la Proloco, con il patrocinio del Comune e della Regione Marche e con il supporto di 3 sponsor presenti alla conferenza stampa. Sì, tantissime iniziative, un mese di giugno dedicato alle compagnie di danza e dal 4 luglio ben 50 serate, praticamente fino al 10 di settembre, dove l'Arena di solito chiude i suoi battenti, dove ne abbiamo per tutti i gusti. Lunedì, martedì, mercoledì cinema, il giovedì rassegna dialettale, il venerdì quest'anno avremo sempre il San Costanzo in 6 serate, dove avremo oltre 6 serate di comicità, 3 serate di cinema del San Costanzo, perciò. Poi il sabato e la domenica con tanti ospiti, cominciando con l'Elite, i Nomadi, che è un gruppo che conoscono un po' tutti naturalmente. Al 9 luglio abbiamo Galimberti, poi abbiamo Forza Venite Gente da Roma, il Teatro di Montecatini, insomma la cover di Lucio Dalla, di Celentano, insomma, come suol dirsi, ce ne abbiamo per tutti i gusti.
Riconoscimento del Consiglio regionale per meriti sportivi ad Andrea Fratini, campione di tiro di precisione originario di Apecchio, e agli atleti di trial del Motoclub di Cagli. La cerimonia di consegna degli encomi si è svolta a Palazzo delle Marche. Sono due realtà sportive che rappresentano discipline di cui non sentiamo parlare spesso, ha evidenziato il presidente Latini, ma che meritano attenzione, sostegno e promozione perché concorrono a far grande la Regione Marche. Fratini nel 2023 ha ottenuto risultati importanti, tra cui diversi podi a livello nazionale e il sesto posto di squadra nella categoria Factory al Mondiale. Riguardo al gruppo di atleti del Motoclub, si tratta di piloti appassionati ed esperti che hanno raggiunto i vertici nazionali e che, come risultato più recente, vantano la top 3 al trofeo delle regioni di trial del 2023. Bene, questa era la nostra ultima notizia. Dopo il nostro telegiornale ci sono le previsioni del tempo e a seguire uno speciale dedicato alla presentazione degli eventi estivi all'Arena BCC di Tre Ponti di Fano con le interviste ai protagonisti di questa nuova stagione. Seguirà poi una replica di Teleracconto con gli appuntamenti enogastronomici del fine settimana. Bene, grazie per averci seguito. L'appuntamento torna domani mattina alle ore 7 con la rassegna stampa. Occhio ai giornali e nemmeno mi resta che augurarvi un buon proseguimento di serata. Sì, però dai, quanta sta ploia lunga, madonna.